Siamo partiti da Bellevue, oggi siamo a Sorgono, non siamo andati molto lontano, ma volevamo fare conoscenza con una giovane ragazza che ha deciso di prendere le redini in mano dell'azienda di famiglia. Quindi oggi andremo alla scoperta della sua azienda agricola e dei suoi bellissimi grani antichi che sta coltivando e sta cercando di portare avanti. Lei è Francesca, una giovanissima imprenditrice. Da 3 anni, assieme a suo padre, hanno avviato un'azienda fondata sul rispetto della natura, producendo grani e legumi Allora, biologici. noi verso novembre-dicembre seminiamo, quindi c'è la semina nei campi, si aspetta fino a giugno-luglio più o meno e si trebbia. Quando il prodotto è trebbiato, si porta ovviamente in azienda. Si pulisce, quindi si vaglia, si fa tutta la pulizia del grano, eccetera, e poi è pronto per essere macinato. Alcuni tipi di cereali, invece, dopo la trebbiatura, al contrario del grano duro, ad esempio del grano tenero, rimangono vestiti e questi sono, per esempio, l'orzo, il farro, che hanno necessità di un'ulteriore lavorazione, che è quella fatta con questo macchinario, che si chiama decorticatrice. Quindi il farro viene decorticato, perciò da così. Da cereale vestito viene decorticato da questo macchinario e diventa quello che io ho versato lì dentro, che proprio viene liberata il chicco. Questo è il prima e questo è il Esatto, e il dopo. dopo. Cioè, noi abbiamo all'incirca 25 ettari di seminativi che utilizziamo a rotazione, quindi cioè, i legumi e poi i cereali. Poi di nuovo, dopo un paio d'anni, cambiamo. Alterniamo con delle colture che comunque riusciamo anche a vendere, perché effettivamente qua i legumi, le lenticchie, i ceci, eccetera, vanno tanto. E poi ci servono anche per poter fare la Alternare. rotazione, esatto. Quando il prodotto è terminato, io infatti adesso di tutti i cereali che avevamo ho solo il farro, momentaneamente, fino a non aver Ma è aperto. quello che così Esatto, sei al passo con la esatto. natura, Esatto, non la so. natura dice questo e così faccio, cioè, Bellissimo. non c'è niente di più da fare. Una Bellissimo. volta che metto il cereale all'interno della tramoggia del mulino, praticamente posso regolare il flusso. A seconda del cereale che metto all'interno, quindi può essere il grano tenero, farro, eccetera, con questa rotellina, quindi vedete, si apre qua, e poi magari con una regolazione un po' più leggera, questo che solleva leggermente e abbassa. Quando io accendo il mulino, questo perno tocca il perno della macina e quindi permette, se la molla è attaccata, permette la vibrazione che farà scendere il cereale, se no, quando io accendo il mulino non scende niente. La distanza tra le macine io la regolo tramite questo volantino e dipende anche quello da che tipo di cereale io sto macinando, ma anche dalla temperatura e dell'umidità che c'è durante il giorno. Se apro qui ottengo l'integrale totale. Se invece decido di setacciare, la farina praticamente viene spinta qui e ci sono queste spazzole, mandano la farina all'interno di questi setacci che io posso decidere di cambiare. Uno grosso qui, così E mi poi esce integrale. un semi integrale, ok? Ok, Sì, perfetto. se io Quindi varia da invece metto un quello. setaccio fine, qua mi uscirà la farina più fine e poi li Ok. accendo. Notando con piacere che molti si stanno appassionando a questo mestiere, o comunque si stanno appassionando alla coltivazione anche dei cereali, proprio perché coltivare in maniera sana è la cosa più importante che ci sia. Rispetto ai grani commerciali, quelli che proprio si trovano, la differenza è che qui noi coltiviamo completamente naturalmente e si sa, la differenza è che si sa la provenienza di questi grani, nel senso che io, se qualcuno dovesse chiedere, o comunque si trova anche scritto nella confezione, io coltivo a Sorgono e a Zara, ok? Quindi Sorgono e dintorni, mettiamo così, e si sa la provenienza esatta e come vengono coltivati questi cereali. Cioè noi seminiamo e raccogliamo. È bello anche dare la possibilità ad altre persone di mangiare qualcosa che sanno da Sano. dove viene e come è stato fatto. Ed è Quindi non sano. abbiamo un sito internet ancora. Solitamente infatti io do il mio numero di telefono e faccio le spedizioni tramite corriere. Ok, Esatto, quindi così. bisogna contattarti a te direttamente Esatto, tramite WhatsApp, magari. sì. Per ora non abbiamo ancora il sito internet, ci stiamo lavorando perché. Tra 10 anni spero che da un piccolo mulino riusciremo proprio a fare tutto, quindi chiudere la filiera, perciò di occuparci di fare dal grano
ai prodotti finiti completamente in maniera indipendente, quindi seguire proprio dalla A alla Z il nostro chicco di grano. Il mio sinonimo di libertà sicuramente è la natura, nel senso che ha due, questa cosa ha due sfaccettature. La prima è che io quando sono in mezzo alla natura, in mezzo al bosco, in mezzo a, mi sento libera, questo è il primo. Però c'è anche un'altra cosa che fa riflettere un po' su questa cosa, che comunque la natura è vita, perché qualsiasi cosa che è nella natura ci dà la vita, ok? Effettivamente se noi non ci prendiamo cura della natura, cosa che dovremmo fare perché oltretutto siamo semplicemente degli ospiti di questo pianeta, non siamo i proprietari, se noi non ci prendiamo cura di questo pianeta già si vede gli effetti di che cosa stiamo combinando, in più non avremo più libertà perché comunque stiamo rovinando tutto e non avremo la libertà di vivere, perché è proprio, cioè ci mancherà la vita a noi, ai nostri figli. E alle aziende come la tua. Esatto. Danno speranza. Sì, infatti io spero che piano piano le aziende così siano sempre di più, perché comunque io ad esempio non posso soddisfare, per fare un esempio, adesso siamo ad aprile, uh-huh, e ho già terminato la raccolta dell'anno scorso, okay? Perciò okay, io rimango un paio di mesi scoperta, okay, perciò ovviamente io non posso soddisfare il fabbisogno di tutti, cioè, di tutti, sì. Però se siamo in tanti, uh-huh, diciamo, si riesce comunque ad avere un prodotto sano e che comunque duri. Bisogna anche promuovere le cose della stagionalità, che bisogna consumare le cose come è giusto consumarle, oh, bellissimo. E poi è giusto anche, almeno per il mio punto di vista, io ho studiato, sono tornata per dare una mano qua, sto comunque continuando a studiare, c'è un parolone, continuando a studiare perché è da un bel po' che non tocco i libri, però sono ancora iscritta all'università, ma ho momentaneamente accantonato questa, certo, cosa per dedicarmi a questo, perché comunque il tempo è questo, non, sì, cioè, ti stai dedicando anima e corpo, l'urgenza, certo, è qua adesso e sinceramente lì, sì. E se tutti ce ne andiamo, qui non rimane più niente. Sì, sì, sì. Cosa studiavi? Io scienze dell'educazione. Ah, ok, quindi insomma non proprio attinente esatto. Vogliamo ringraziare Francesca per aver condiviso con noi la sua storia e il tempo che sta dedicando per creare un futuro migliore. Dopo la bellissima intervista con Franci, abbiamo deciso di andare a vedere un altro posto. Si trova sempre qui a Sorgono e adesso lo scoprirete. I menhir di Sorgono, risalenti al 3200-2800 a.C., situati esattamente nel centro della Sardegna, per latitudine e longitudine, nella località Coe Samandara, una collina che si caratterizza per essere una zona fertile ricca di acqua sorgiva. I menhir costituivano le carte astronomiche capaci di segnare i solstizi e gli equinozi, oltre a essere punti di contatto con il mondo ultraterreno e quindi un ricongiungimento con la Dea Madre, la divinità primordiale. The world seems small.